Questa è la stazione ferroviaria di Hangzhou. Vi volevo far notare un attimo il reddito di cittadinanza alla cinese. Come vedete qui c'è un po' un eccesso di personale, e magari non tutti lavorano al massimo efficienza, e poi c'è ovviamente il controllo sicurezza, che in realtà è molto fittizio, perché fondamentalmente lo scanner suona continuamente. Ora la domanda è sempre simile a quella che ci siamo fatti noi: va bene prendere questi ragazzi, tirarli giù dal divano e dargli un lavoro che magari non è il massimo dell'efficienza, ma meglio che stare a mangiare hamburger e popcorn senza far nulla? Uscendo magari è utile psicologicamente, magari imparano qualcosa, e questo è un po', come dire, questo buffer sociale, chiamiamolo questo reddito di cittadinanza alla cinese. Vedete, suona continuamente, non ha importanza. Ovviamente stazione modernissima, efficientissima, e non so se lo vedete in lontananza. Credetemi, l'orario dei treni sono tutti in orario, non ce n'è nessuno in ritardo.